готовы? Я буду говорить с Джачек. Я что я говорю? Я очень рад. Я также понимаю, что после стольких лет вы не можете не найти свой голос, так как вы в последний раз слышали. Было в ходе миссии на Познан. А, ты Борислав. Я слышал, что вы были мертвы. Джачек, вы знаете меня? Это нелегко. Мы живем в течение нескольких дней без еды, без выпивки. Как истинные товарищи, мы поддерживали друг друга в трудные моменты. Мы служили с достоинством на протяжении многих лет нашей Родине. Для меня сейчас самое время, чтобы идти домой, как вы сделали давно. Вы должны знать, что после нашей разлуки я сделал открытие, что изменило мою жизнь. В худшие дни и в самые холодные была для меня причина, чтобы идти дальше. То я обнаружил, что день раскрыть себя в течение долгого времени неоценимым союзником. Я чувствовал непобедимым. Никто не мог победить меня. Это помогло мне преодолеть много трудностей, даже когда я был один и безнадежно. Когда я думал, что я погиб, оказалось оружие тысячи возможностей. Благодаря ей я не мог носить униформу до этого возраста, выполнив все миссии, что я был назначен. Я не умер, как многие думают. Хотя это было непросто, чтобы выжить. И это время, чтобы сказать до свидания. На международной арене больше небезопасно. И только для вас я могу доверить свою тайну. Но теперь я стар. Я не могу больше служить Родине, как это однажды. Я решил послать вам это сокровище. Приходите в Закопане. Храни его и не допустите, чтобы в этой войне холодной, как смерть, может в конечном итоге идти в чужие руки. В этой обстановке так холодно. Это оружие позволит вам выиграть холод. Se la mi insegno io come si gioca. Ok. Ciao, vedi al boss. Eccolo! Oh, buono tiro, buono tiro, buono tiro. Vai, boss. Boss non è buono. Fermi tutti, signori. Abbiamo due comunicati molto urgenti dal comando generale. Spara! Oh, mi scusi, non dovevo, questa l'ho messa a posto, scusate. Non è un po' vecchia come gag. In effetti, mi scusi, comunque, riguardo la prima comunicazione, si parla di controspionaggio. Ci dovrebbe essere una spia russa tra di noi. Bene, terremo gli occhi aperti. Per quanto riguarda il secondo comunicato, ci stanno mandando... Allora, questo è l'intercettazione numero 48586. Riguarda la telefonata dell'agente russo Borislav. Borislav? Sì. Ma manca un'attività. Stanno intercettando Tovarish Borislav. Quel Borislav? Ma è ancora in attività! Non doveva andare in pensione! Pensione, invenzione di sporchi capitalisti. Come proprietà privata e sbarco su di luna. Porci capitalisti, prendono in giro. Zitto, siamo ospiti! Ascolti lei, capo. E questa è l'intercettazione. Ma questo messaggio è russo. Ma come è russo? Ci ha fregato. Qualcuno che sa il russo? Io no. Io. Nicolai ha ragione. Probabilmente l'hanno richiamato in servizio. Parla di un certo... Jacek. Parla di... un amico. Un alleato. Che lo rende vincibile. Ah, un'arma! Un'arma! Guarda! Sarà
a Zakopane tra qualche giorno. Dice di proteggerlo. Ragazzi, dice di proteggerlo dalla guerra. Dalla guerra fredda come la morte. E che questa. Lo aiuterà a. Cosa dice? Lo aiuterà a sconfiggere il freddo. Oh, avete sentito? Qual è la guerra fredda? Salma ci aiuterà a vincere la guerra fredda. No. Ma davvero? Sì. Ma cosa? Ragazzi, sì. Guerra non l'ho sentito però. Ehi! Però. Ray ha ragione. Dovremmo andare a Zakopane. A vincere la guerra fredda. Sì! Sì! Andiamo! USA! 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 Siete sciore, signore! Traccia 47, traccia 48, traccia 49. Adesso non ci sono più tracce, perché nostra spia Capo, non ha lasciato più tracce? Che facciamo? È bivio. Io e Dimitri andremo a sinistra, voi tre andrete a destra. A destra no! No, destra no, capo! No. Vero comunista, sbagliamo. Sempre a sinistra. State zitti, voi andate a destra, noi si andrà a sinistra. In cammino! Ciao ciao! Potremmo chiedere rifugio. Rifugio e zuppa calda. Dove abita Jacek. Jacek è quel bastardo. Da, 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 da. Dobbiamo da, 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 da. No, avete niente. Fuori di te. Da, da, da. Freddo, freddo. Allora, busto, andiamo. Buon, bravo, buon te. Che? Vuoi entrare? Uomini. Far entrare uomini, sì, io sì. Da tanto che io non vedere un uomo. Dai. Essere così bello con capelli e braccia e altro. Ha ragione Asha, dai. Far entrare uomini. Sentiamo cosa hanno per noi. No, è bello, dobbiamo far entrare. Perché dobbiamo far entrare voi facce di culo qua? Abbiamo fatto un lungo viaggio, stiamo congelando. Abbiamo frido. Cosa avete da offrirci? Con noi. Con noi abbiamo la bocca. Io non
Qui. Nine. Saranno ancora una Te l'ho mai raccontata quella della pecora che entra in un caffè? Guarda un po' il nome. Scala, ragazzi. No, però così. Almeno 28 volte. Dai, dai, dai. Fa football. Buono. Conoscete un certo Jacek? No, non ricordo di conoscere, no? No? Penso di avere il suo ritratto qua. Un attimo. Mostrami. Jacek? Vede? Ah, sì, l'esperto falegname del paese. Conosco, da, sì, sì. Da. Sì, sì. Potreste disegnarmi una mappa dove per sapere dove abita Jacek? Certo, ma fammi di cosa. Vi insegno un gioco veramente divertente. Ora si è silenzio! Ora si gioca! Ora si gioca! Silenzio! Ora si gioca Roulette Russa! Prima però ci indichi dove si trova Jacek? Ehi, man! I see you! Oh, sei un bario! Baro? Baro? Ci prova a uccidere, vieni! Sei solo un bario, uno sporco bario! Ridillo, prova a ridere! Sei solo un bario, uno sporco bario! Ma sei grosso, non mi fai paura, Non mi stop! Ok, basta! È finita l'ora di divertirsi! Tutti a letto! Tony, tu domani farai la guardia! Ti daremo il cambio tra due ore! Bene, Tony! Ha chiamato il mio. Vale da dopo, andiamo? Sì, sì. Cappello! Sì, sì. Occhio, Tony, farà freddo. Alberto, qua! Dai, Giorgio, c'è un gioco! Giorgio, c'è un gioco! Luigi, c'è un gioco! Vai, vai, vai! Tanto non puzzerà fino a che non arriverà l'ora del disgelo. Avanti! È l'ora di trovare Jacek. Oh, no.
Darsi che tra di noi ci sia una spia. Spia? Per forza. Chi sarebbe la spia? Non lo so, potrebbe essere chiunque. Dobbiamo stare con gli occhi aperti, guardare un po' tutti. Potrebbe essere chiunque una spia. Spia. Però lui ha la maglia rossa. Rossa? Tu hai la maglia rossa. Ma più il giacchetto. No. Allora sei un comunista. Spione di merda. Capo, gli americani. Spiamo. Perfetto, sorpresa. Stanno facendo gara di pesci. Made in vive! Andiamo Dimitri, dobbiamo riporre, Dimitri, andiamo, vanno tutti in Siberia. Ragazzi, andiamo, 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 dai, forza, dai, sono dietro, forza, forza. Dove andiamo? Veloci, veloci. C'è già che l'uomo che stiamo cercando. Sì, è una situazione per casa sua. Sì, sì. Dobbiamo andare lì. Andiamo. Andiamo, veloci, veloci. Go, 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 go. Almeno tempo di aggiustarci col banco. Allora, almeno adesso sappiamo dov'è casa Judge. Mappa? Mappa? L'ho perso all'inizio qui me. Gregory, mi dispiace. Sì, mi ucraino di me. Adesso dobbiamo andare. Oh no. Dove si va? Vedi anche Piccolo, si va? Vai forza, da qualche parte andremo. Vabbè. Tutte strade portano a morte. Proseguiamo. Andiamo, basta. Pezzo anche di pistola. Dovresti prendere anche il cervello. È la botte della battita. Il cervello, te. Il gioco non ti doveva fare. Ah, ti ho fatto un regalino. Eccolo. Questo è per te, amico mio. Ma dov'è? Qua, aprila. Oh, che bellina. Chi è? Non lo riconosci? È Sinatra. Una lettera per i miei amici tubani. Ecco qua. Ai, oi, oi, maledetto Kerensky! Oi, 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 Dimitri, cosa è successo? Bottiglia, vodka. C'è un messaggio. Ai, oi, oi, da? Maldestro. Da? Andiamo. Messaggio! Bottiglia. Bottiglia, messaggio a Twitch. Cosa ha scritto? Troppo capitolato. Allora, messaggino, dice che casa di Jocek è... Coordinato Jocek! È sopra! Di là! Di là! Di là.
Gia Jack? Oh, cosa volete da me? Sì, sono io Gia Jack, allora? Abbiamo intercettato una chiamata con l'altro amico Borislav. Borislav? Con il mio amico? Trovo tutto. Che ora, volete da me? Ora ci devi portare all'arma. Cos'è quella pistola? Ora che ci arma? Devi che l'arma. L'arma per vincere quella fredda. Che arma? Non è vero. L'arma che chiamata? Per non è vero. L'arma per vincere. Mi sa che c'è un fratellino. Prendiamolo. No. Prendiamolo. Portatelo via. Casa mia. No, mano. No. No. Sono vecchio. Dov'è l'arma? Dov'è l'arma? Di là! Di quella parte, bastone, non toccarmi, lo! Muovi! Veloce! Tenetelo su! Forza! Fatelo camminare! Anche una cosa! Non avete proprio rispetto per i vecchi voi! Ma zitto! Forza! Ne nascosto bene! Ecco la cosa! Che tanto desiderate! Ok! Oddio! Già Jack è andato! Andiamo all'attacco! Spariamoli! A morire. Dai, c'è. L'abbiamo detto 2000 sì, volte. Vabbè. Figa, vai. Non lo so scorci. Capita. Mettiti il sangue. Vabbè. Veloce. Vai giù. Diciamo che muore così. Vai. Capito. Andate via. 1, 2, 3, via. E con questo è scacco matto. Tu credevi di potermi battere? Scarso, non sai neanche come si muovono pedoni senza farli inciampare per terra. Oh, e tu credevi? Oh, ma io non so, voi americani non sapete. Stupid Spetsnaz, getta la weapon! Chuck! No, Mr. Potato! Finita! Salvatevi voi! No. Vabbè, ok. Oh, era solo per dire!
Quanto casca? Non c'è niente. Tutto questo per niente. Cazzo! Vaffanculo! 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 Niente per niente. Во время холодной войны создали политический конфликт, идеологический и военный, международными блоками. Фанатичная погоня за властью двух государств привела к мучительной психологической войне на основе шпионажа. Единственный способ одержать победу над врагом было владение оружием. Трудно использовать, пока способен положить конец любому конфликту. Любой разлад, что угодно. Единственный способ выиграть войну против холода было просто одеяло. Это одеяло, что многие пытаются, некоторые немногие могут реально оценить. Это для тех немногих, кто превратил этот фильм. Победительный в войне те, кто умирает, увидев много друзей, не смог вернуться в свой город подальше от холода, от смерти и от зимы, в окружении тех, кто любит его. Это одеяло было самое сильное оружие у меня, потому что в трудные времена и отчаянно напоминал мне о теплых друзьях и семьях.